Amiche, amici di Rossini TV, riconoscete dove ci troviamo? Siamo all'ingresso del Palazzo Comunale in Piazza del Popolo a Pesaro per un convegno che fa parte di Simpogio Stili di Vita Sostenibili, un calendario che prevede 10 giornate di attività, un calendario fittissimo, 9 location, 10 giornate di attività in tutte le ore della mattina e del pomeriggio. Il convegno di oggi riguarda le buone pratiche delle pubbliche amministrazioni rivolte ai propri cittadini. Andremo a scoprirne un po' di più, intervisteremo anche i relatori di questo convegno che, ripeto, fa parte comunque di un calendario fittissimo di eventi. Non tutti si svolgono al chiuso come quello dove andremo noi, ma coinvolgono l'intero panorama della città. Andiamo con le nostre telecamere a capirne un po' di più. Con l'assessore alla sostenibilità Maria Rosa Conti. Assessore, ha ideato un po' tutta questa manifestazione e ne è sicuramente il motore, una manifestazione importante che dura più giorni, nei quali si sperimentano le buone pratiche, tutte le pratiche possibili per avviarci verso una conduzione di vita più sostenibile, sia da parte di chi la sostiene, sia da parte di tutti quelli che poi in qualche modo ne fanno parte. Come si può riuscire a impostare una qualità della vita in questa direzione? Innanzitutto venite a tutti gli eventi, perché dal 22 al 31 maggio veramente ogni giornata ha trattato per argomenti, per settori, tutto quello che fino adesso può riguardare uno stile di vita sostenibile, e, nel senso che io l'ho espresso varie volte, lo stile di vita sostenibile parte da noi, quindi noi dobbiamo sapere cosa fare nella quotidianità. E in questi giorni, e devo dire che ovviamente non sono bastati tutti perché gli argomenti sono tantissimi e non solo riguardano l'ambiente, sostenibilità ha tutte le sfaccettature che riguardano una comunità. Quindi noi quando parliamo di sostenibilità parliamo anche per esempio di quella economica, e un evento è stato dedicato proprio lunedì pomeriggio al mondo degli imprenditori. E sostenibilità è anche sociale, riguarda appunto anche le modalità inclusive che come Formamenti una città sostenibile deve adottare proprio come metodo di cultura, non solo magari rincorrendo le modalità per rendere le nostre infrastrutture verdi e blu inclusive. E molto importante anche il settore educativo, infatti abbiamo fatto tanti eventi al mattino rivolti alle scuole primarie, dove abbiamo insegnato per esempio come si fa la compostiera, come si raccoglie l'umido, perché è quello lo stile di vita sostenibile, quello che noi dobbiamo trasmettere anche alle generazioni future, ma io vedo che anche le nostre generazioni faticano a entrare in questo contesto culturale dove dobbiamo considerare il rifiuto non in quanto tale, come dice la parola, e neanche come risorsa, un qualcosa che dovrebbe a monte non esistere o comunque che ci dobbiamo sforzare di non produrre. E le giornate sono tantissime, questa mattina è dedicata alle virtuosità degli enti locali, perché questo simposio è stato pensato anche per far comprendere come un'amministrazione può aiutare la comunità ad essere traghettata verso questo concetto di stile di vita quotidiano sostenibile. E deve aiutare in questa che noi chiamiamo transizione ecologica, abbiamo la transizione energetica, quella digitale verso l'innovazione, quella economica, sono tutti obiettivi dell'Agenda 2030, del New Green Deal europeo. L'amministrazione ha un compito fondamentale, questa mattina parleremo delle buone prassi che ci sono nell'ambito del nostro comune e presenteremo alcune direi ottime prassi virtuose da replicare in altri comuni in Italia che fanno parte della rete dei comuni sostenibili. L'idea stessa di società, intesa come comunità, dovrebbe avere proprio al suo interno i concetti di sostenibilità. Una società nasce proprio per diventare sostenibile per i suoi appartenenti. Cosa è successo e perché è necessario rimettere, riallineare tutto quello che riguarda le pratiche degli individui e le pratiche delle istituzioni per riportare il tutto a un concetto appunto di sostenibilità? Allora, in verità
devo contraddire la prima parte della domanda, nel senso che io non credo che in una società sia insito il concetto di sostenibilità, perché sennò in questo momento storico non avremo le situazioni che stiamo vivendo, in particolare in Emilia Romagna, ma abbiamo vissuto anche qui nel nord delle Marche. Io penso che ogni concetto culturale che deve riguardare una comunità vada costruito, purtroppo, e quello di sostenibilità, che è molto importante, è un concetto che è stato introdotto, devo dire, anche troppo ormai di recente, qualcuno direbbe anche troppo tardi. Io non credo, perché credo molto che le comunità in sé, le comunità qui intese come civitas, diciamo, non come urbs, no? Cioè tutto quell'insieme di persone e di enti, di portatori di interesse che la compongono, e quindi con i loro elementi anche soggettivi, e competenze e altro. Io penso che la città di Pesaro sia una città comunque che si inquadra perfettamente nel percorso di rinascita e resilienza previsto da tutti diciamo gli strumenti che ci ha dato adesso l'Europa e che abbiamo recepito come Stato membro. Però non è solo una questione di strumenti, di obblighi, di interventi di questo genere. Come dicevo prima, è una questione culturale. La sostenibilità è un concetto che è stato, come dicevo, introdotto di recente, perché sennò noi avremmo già anche la cultura, per esempio, del rischio idrogeologico, del rischio alluvione, per esempio del rischio terremoto, è stato affrontato ma forse non sufficientemente. Cioè, io ricordo, e sono rimasta anche abbastanza colpita da una osservazione fatta da mia figlia, che ha 11 anni, quando c'è stato il terremoto, che mi ha detto: io ho visto a scuola dei video di bambini in Giappone che, nonostante un terremoto che non ha niente a che vedere con il nostro, con le telecamere che si muovevano tantissimo, stavano tranquillamente seduti nel banco e poi si mettevano sotto. Cioè, questo è un concetto di sostenibilità ed è un concetto culturale. Allora, noi abbiamo un percorso molto lungo, secondo me, insomma, abbiamo iniziato veramente quasi fuori tempo massimo, però credo che diciamo con questo tipo di percorsi, è il primo che noi facciamo a Pesaro per raccontare tutto quello che c'è nella nostra città, sia dal punto di vista dell'amministrazione ma anche di tutte le realtà e portatori di interessi che la compongono, quindi anche le associazioni, come dicevo prima, le scuole, il mondo imprenditoriale. È il primo, però sarà stabile, strutturale, e comunque è, come ho sempre detto, intanto un raccogliere e raccontare una realtà che c'è. È radicata, è abbastanza vasta, ma come dicevo non è ancora abbastanza diffusa in tutta la comunità. Siamo con Tomas Nobili, presidente del CSV provinciale. Presidente, oggi fa gli onori di casa a questa giornata, che fa parte di un calendario di attività che sono legate a doppio filo con il CSV. Sì, 10 giorni veramente molto interessanti che l'assessorato ha proposto alla nostra città, e ha chiesto a me di introdurre questa terza giornata, che vedrà le buone pratiche dei comuni virtuosi in tema ambientale. E quindi per me è un piacere poter introdurre i vari ospiti, i relatori di questa mattinata di lavori, anche perché il Centro Servizi per il Volontariato, tra le tante realtà che segue, ce ne sono tantissime che hanno a che fare proprio con l'ambiente, con la sensibilizzazione, l'attenzione al nostro territorio, e a fare in modo che i cittadini diventino dei protagonisti attivi nelle loro buone prassi quotidiane e anche come volontari. Quindi per me è veramente un piacere, ringrazio l'assessore Maria Rosa Conti per avermi dato la possibilità di partecipare in maniera attiva a questa mattinata di lavori e a questi 10 giorni del simposio degli stili di vita sostenibili. Mi viene anche da dire che già di per sé fare volontariato è una buonissima pratica. Sì, è vero, no, confermo Paolo, perché oggi essere comunità è veramente, come dire, farsi carico anche delle difficoltà degli altri. Essere volontario crea una buona prassi a favore dei propri vicini di casa, della persona che magari ha una difficoltà educativa piuttosto che sanitaria. Quindi il volontariato è una buona prassi che, come dire, alimenta in maniera positiva il nostro essere presenti sui territori, quindi al benessere dell'ambiente.
Siamo con Maria Rosa Barazza, sindaca di Cappellamaggiore, provincia di Treviso, che viene a questo convegno a raccontarci cosa? Quale buona pratica del suo comune? Sono venuta qui per raccontare quello che stiamo facendo nel mio comune sulle comunità energetiche rinnovabili. In particolare abbiamo costituito una comunità energetica rinnovabile, una CER, che si chiama CM Sole Insieme, e stiamo seguendo un percorso che ci porterà appunto ad attivare, speriamo a brevissimo, tutti i benefici che producono le comunità energetiche rinnovabili, che sono benefici sia di tipo ambientale, economico ovviamente, di risparmio sulle bollette grazie agli incentivi del GSE, e di tipo sociale, perché sono orientate soprattutto ad aiutare chi si trova in situazione di povertà energetica. E poi a me piaceva soprattutto, e per questo ci siamo appassionati a questo progetto, il tema della comunità, perché condividere l'energia è un modo per ricostruire quei legami che soprattutto il periodo della pandemia ha contribuito un po' a allentare, no, all'interno delle nostre comunità, e quindi è uno strumento che può essere utile anche per questo, e non è poco. Pesaro è una città che non può essere certo definita una megalopoli, però comunque è una città abbastanza grande. È possibile trasferire esperienze fatte in comuni relativamente piccoli anche in città come la nostra? Beh, decisamente sì, anzi le città più grandi come Pesaro hanno strumenti, risorse umane maggiori, hanno competenze anche, si possono avvalere di altre competenze. Sono esperienze che possono essere che le amministrazioni pubbliche e i comuni in particolare possono aiutare a far nascere, e quindi anche soprattutto città anche più grandi, magari con modalità diverse, perché ci sono realtà diverse di partenza, ma sono esperienze queste che sono sicuramente si adattano a tutte le tipologie di situazioni. Con Giordano Del Chiaro, assessore all'ambiente del comune di Capannori, provincia di Lucca, e siamo qua a Pesaro per raccontare cosa, assessore? Sì, intanto è un piacere essere ospiti del comune di Pesaro e appunto di questo convegno dedicato alle pratiche virtuose dei comuni, quindi anche come scambio di buone pratiche sperimentate a livello locale. Stamattina porteremo l'esperienza del comune di Capannori, soprattutto sul tema della gestione del ciclo dei rifiuti a livello locale. Capannori, nel lontano ormai 2007, è stato il primo comune italiano, anzi europeo, ad aderire alla strategia rifiuti zero. Quindi una strategia che vede come obiettivo quello del riciclo del 100% dei rifiuti che produciamo nelle nostre abitazioni, una meta che sembra impossibile, sembrava anche nel 2007 quando fu descritta come un'utopia. In realtà oggi sono più di 300 i comuni italiani che stanno dimostrando passo dopo passo che la meta rifiuti zero è possibile. Come Capannori siamo all'87% di raccolta differenziata, ci sono tante altre realtà comunque in Italia che stanno perseguendo questo obiettivo, e quindi con un grande lavoro quotidiano, con un grande impegno da parte dei cittadini, dimostrando, andando ad aprire il sacco dei rifiuti che non si riciclano e cercando sempre di fare un passo in avanti per riciclare quello che ad oggi non si ricicla. Si pensi ai mozziconi di sigaretta, si pensi ai pannolini, si pensi a quei rifiuti più fastidiosi che comunque hanno una possibilità di riciclo. Oggi stiamo dimostrando che questa meta è possibile. Siamo con Elsa Ravaglia, dirigente medico ST Pesaro Urbino. Anche l'alimentazione, anche la buona pratica in campo di alimentazione fa parte di un concetto importante di sostenibilità. Sì, assolutamente. Forse questo concetto si è fatto strada un po' tardivamente, ma oggettivamente un buon stile alimentare, soprattutto ispirato ai criteri della dieta mediterranea, aiuterà molto a sostenere sempre di più le produzioni e quindi aiutare sia i territori che le persone ad avere una buona salute e contemporaneamente a impattare di meno sull'ambiente.
Questo fa capire che non c'è nessun aspetto che si può trascurare. Tutto entra a far parte di un concetto globale di sostenibilità, per cui anche quando si parte da una cosa individuale, come potrebbe essere l'alimentazione, io sto bene, io sto male, io voglio dimagrire, voglio trovarmi in forma, e invece in quel momento stiamo avendo un comportamento sociale. Assolutamente sì, infatti come si dice il comportamento alimentare, di conseguenza anche gli apporti nutrizionali di cui beneficiamo quando mangiamo in maniera corretta e sana, possono assolutamente dare un riscontro, come si diceva prima, positivo all'intera collettività, quindi comportamento individuale che si riversa sull'intera collettività, definendo questo aspetto di sostenibilità come l'Agenda 2030 ci sta insegnando molto attivamente. Col professor Paolo De Angelis dell'Università della Tuscia, una battuta sul suo intervento di questa mattina, visto che lei comunque si occupa di quello che può essere definito per sommi capi politiche ambientali. Sì, sarà un intervento tecnico per spiegare qual è stato il percorso e la realizzazione di questo progetto di bonifica molto innovativo nell'area ex AMGA, utilizzando quindi risorse naturali quali la vegetazione e le comunità microbiche, quindi è un primo esempio a scala reale di intervento di biofitobonifica, diciamo che rende Pesaro un interessante laboratorio anche per l'Italia, insomma. L'area ex AMGA è stata un po' un cruccio importante per la città per gli ultimi anni, e lo trasformiamo non solo come spazio vivibile, ma appunto lo facciamo diventare un laboratorio che può diventare un riferimento anche nazionale? Sicuramente sì, perché gli approcci bio-fito sono abbastanza recenti in Italia nel campo delle bonifiche. E quindi diciamo un intervento integrato a scala reale su una dimensione urbana è una novità assoluta, diciamo sicuramente molto importante. Siamo con Elisa Morri dell'Unità Operativa Ambiente, l'assessore ci teneva a sottolineare la vostra parte operativa, e allora raccontiamola anche ai telespettatori di Rossini TV in cosa consiste questa vostra operatività. Allora, la nostra operatività consiste in una strategia che stiamo mettendo in campo, diciamo da quando è arrivata l'assessore, che si chiama strategia FIVER. FIVER è l'acronimo di Funzioni Ecologiche del Verde, quindi con questa strategia di fatto noi mettiamo in campo un riconoscimento di quello che è il ruolo del verde all'interno del nostro territorio, quindi qual è il ruolo del capitale naturale, che ha una serie di funzioni molto importanti che finora sono state sempre, diciamo, relegate a funzioni di decoro, di così legate proprio alla componente più strettamente architettonica. Invece con questa strategia che stiamo mettendo in campo vogliamo proprio dare un ruolo funzionale all'ambiente e al verde, quindi di fatto riconoscere quelle che sono le funzioni ecologiche degli ecosistemi naturali, tenere in considerazione proprio il loro ruolo, quindi dal punto di vista ecologico il verde ha tante funzioni importanti come l'assorbimento della CO2, l'assorbimento del PM10, quindi degli inquinanti dell'aria, piuttosto che la regolazione del ciclo delle acque, quindi in situazioni come quelle della settimana scorsa, diciamo che riconoscere all'interno di una strategia e all'interno di un piano che possa tenere in considerazione gli elementi del verde è quanto mai diciamo uno degli aspetti che ci interessano di più, proprio perché i cambiamenti climatici fanno vedere ogni giorno le proprie azioni, insomma, quindi non è più rimandabile il fatto che una città non si adatti a questa nuova situazione, per cui il verde, così come ci viene suggerito dalle strategie europee, dalle strategie nazionali e regionali, diventa un elemento fondamentale proprio per contrastare i cambiamenti climatici. Ecco perché attraverso questa strategia e gli strumenti che questa strategia metterà in campo, che sono da una parte una mappatura, un aggiornamento dello stato del nostro sistema verde nel nostro territorio, dall'altro un aggiornamento del regolamento del verde che è già esistente ma che va rivisto e rivisitato proprio alla luce della considerazione che il verde non è più solo un elemento decorativo ma ha una funzione ecologica, sociale e anche economica molto importante. Con
con Lara Gea Valsecchi, un nome perfetto per, anche per lei, per l'unità operativa ambiente del Comune di Pesaro. Anche per lei la domanda: qual è il tuo ruolo nell'operatività dell'assessorato? Allora, io mi occupo nell'ufficio ambiente, in particolare dei procedimenti di bonifica, e in particolare, come parlerò anche in questo convegno, mi sono occupata della bonifica dell'area ex Amga, un progetto di biofitobonifica che nasce dalla collaborazione tra il Comune di Pesaro, l'Università della Tuscia e ARPAM, l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente. E questo progetto proprio prevede l'applicazione di due tecnologie biologiche ambientalmente compatibili ed economicamente sostenibili, ovvero la bioaugmentation e la phytoremediation. E il progetto stesso rappresenta proprio un elemento di sviluppo sostenibile della città di Pesaro, proprio perché riuscirà ad andare a restituire alla città, alla comunità, un'area inizialmente degradata. Inoltre lo stesso progetto è in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile fissati dall'ONU nell'Agenda 2030 e anche con il Green Deal europeo, che prevede per esempio tra i suoi obiettivi l'obiettivo quello dell'inquinamento zero al 2050 e la strategia che prevede il ripristino degli ecosistemi terrestri e il recupero e la conservazione della biodiversità. L'importanza di questo progetto, ovviamente l'obiettivo principale è quello della bonifica del sito, quindi bonifica dei terreni e delle acque sotterranee. Ma oltre a questo, il progetto si pone anche come obiettivo quello di introdurre altri benefici ambientali, che possono essere come il miglioramento della qualità dell'aria legato appunto alla rimozione della CO2 atmosferica da parte della vegetazione che è stata messa in sito. Infatti il progetto prevede proprio la piantumazione di diverse specie vegetali, e queste permettono di catturare anidride carbonica o altro particolato atmosferico presente normalmente nell'ambiente urbano. E inoltre abbiamo anche un aumento degli habitat, e quindi abbiamo un miglioramento anche in termini di biodiversità, una riduzione del riscaldamento dovuto per esempio all'irraggiamento degli edifici che ci sono attorno a questo sito in bonifica, che si trova in un'area residenziale del Comune di Pesaro. E per ultimo, ma non meno importante, abbiamo anche un miglioramento della percezione estetica paesaggistica del sito, e quindi un miglioramento anche visivo proprio per la comunità di Pesaro e per la comunità limitrofa che si trova appunto vicino al sito contaminato. Con Riccardo Bernardi, coordinatore del Forum dei Giovani, è previsto anche un suo intervento. Del resto, i giovani sono quelli più chiamati a essere coinvolti in tutti i discorsi di sostenibilità. Sì, la sostenibilità è molto importante, è un tema a noi molto vicino e soprattutto è un tema in cui noi abbiamo da dire tanto e vogliamo dire la nostra. La sostenibilità parte dalla partecipazione, e fortunatamente siamo arrivati a un punto dove abbiamo un forum per comunicare, per relazionarci con il comune per tutte le questioni che riteniamo più necessarie. Secondo me il cambiamento parte da qui e siamo qui per cambiare le cose, ecco. Con Marco Perugini, presidente del Consiglio Comunale, previsto un suo intervento in chiusura di questo convegno. Naturalmente il tema della sostenibilità è un tema molto sentito nella nostra città, un tema di cui si parla sicuramente tanto anche in Consiglio Comunale. Con la sintesi che ormai gli appartiene, chiediamo di raccontare in breve il suo intervento alle telecamere di Rossini TV. Sì, la sostenibilità, la presidenza del Consiglio Comunale ha voluto tradurre con partecipazione e cittadinanza attiva. Sono tanti in questi anni i progetti che ho voluto declinare appunto rispetto agli stili di vita sostenibili. Cosa sono se non quelli della partecipazione da parte dei cittadini di tutte le età alle attività di governo, all'attività di gestione di una comunità come la nostra, comprendere i processi decisionali ed essere più consapevoli. L'ho fatto attraverso la proposta e la creazione di un forum giovani, l'attivazione di corsi come quelli di conoscere per amministrare, cicli di incontri che hanno permesso a cittadini e non solo di comprendere come sia fatta una delibera, come funziona il processo decisionale in città, cos'è un consiglio comunale, cos'è un bilancio pubblico. L'ho fatto attraverso il coinvolgimento del Servizio Civile Nazionale per la prima volta alla presidenza del Consiglio Comunale, per far vivere l'esperienza a un ragazzo o una ragazza all'interno degli affari istituzionali del Comune di Pesaro su come funziona la macchina amministrativa
amministrativa e come funzionano i suoi organi di governo, qual è la funzione del Consiglio Comunale e in tutte le attività che io sto proponendo. E poi c'è sostenibilità anche attraverso l'inclusione e l'accessibilità. Ho una delega che è quella dell'accessibilità alla redazione al PEBA, lo scorso anno la prima edizione degli Stati Generali dell'Accessibilità, che ci hanno portato quest'anno a fare una seconda edizione, a proporre una seconda edizione di ben 2 giorni, un momento di confronto, di partecipazione in cui a 360 gradi riusciremo il 9 e il 10 giugno 2023 a discutere di accessibilità, non solo nel caso delle barriere architettoniche, non solo nel caso delle politiche sociali, delle politiche educative, ma anche di accessibilità nella cultura, nel turismo, nel tempo libero e soprattutto nel lavoro, un altro tema molto forte e molto sentito, una criticità che stiamo affrontando. Una mattinata intensa con tantissimi contributi anche da fuori città. Sono venuti amministratori a raccontarci che cosa fanno nelle loro comunità e che cosa può essere trasferito, copiato, perché no, anche nella nostra città. Un calendario intensissimo, l'abbiamo detto, 10 giornate, 9 location, un programma da conquistare per andare a cercare quello che è l'appuntamento preferito. Noi ve l'abbiamo raccontato con le telecamere di Rossini TV.